Salmo 55, versetto 22. Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Si racconta che in un paese dell'Africa, in una strada sterrata, un missionario stava andando con la sua vecchia Jeep cassonata quando incontrò un uomo con un grossissimo fascio di legna sulle spalle. E allora gli disse: vuoi un passaggio? L'uomo con gioia accettò e salì dietro perché davanti non c'era spazio. Ma quando arrivarono a destinazione, l'uomo che era salito dietro aveva le spalle piene di sangue perché durante il tragitto non aveva portato via, non aveva appoggiato la legna. Di conseguenza ogni sbalzo e ogni buco aumentavano questo peso sopra di lui, procurandogli del male. Questo a volte è quello che facciamo noi. Andiamo alla presenza di Dio e davanti alla sua santità il peso del nostro cuore aumenta. Mentre il Signore che ha preparato la strada vuole che noi lo appoggiamo, che lo lanciamo a Lui e che lo facciamo portare a Lui. Se quell'uomo avesse tolto il peso e l'avesse appoggiato sul fondo della Jeep, sarebbe stata la Jeep a portare il peso, non più lui e le sue spalle. Riflettiamo bene, quando andiamo alla presenza di Dio, permettiamo che sia Lui che prenda i nostri pesi. Non teniamoli per noi, perché questo ci farebbe del male invece che portare edificazione e sollievo all'anima nostra. Il Signore ci benedica e ci insegni a depositare completamente i pesi.